Ciao ragazze, eccoci al secondo appuntamento con la mia rubrica Farmacista in pillole, dove vi voglio svelare un segreto per somministrare il collirio ai vostri bambini. Sapete che quando bisogna dare il collirio ai bambini si va incontro a un momento di crisi e di panico perché i bambini non stanno fermi, non se lo vogliono far dare e quindi vi mostro un piccolo trucchetto che può essere anche utile per darlo alle persone adulte. Ecco. Allora, se il bambino è molto piccolo, il problema è di facile risoluzione perché comunque lo potete mettere sdraiato senza problemi. Se il bambino è un pochino più grandicello e avete la possibilità di parlarci, spiegate a lui o a lei che farete una sorta di magia, ovvero il collirio lo darete ma con gli occhi chiusi. Quindi cercate di tranquillizzarlo, di calmarlo. La cosa migliore è sempre parlare con i bambini perché i bambini è vero fanno i capricci, magari non vogliono, però se voi riuscite a trovare la chiave giusta, tipo metterla sotto forma di gioco, vedrete che sarà tutto più facile. Allora dovete somministrare il collirio effettivamente con gli occhi chiusi. È una tecnica che si usa in che modo? Fate sdraiare il bambino in posizione appunto sdraiata, posizionate il collirio e la goccina di collirio proprio al di sopra della palpebra, in questa zona qua. Mettete una gocciolina qua e l'altra gocciolina sempre in corrispondenza della palpebra superiore in questa zona qua. Mettete una goccia e una goccia e poi fate aprire al bambino gli occhi. La gocciolina scivolerà e andrà all'interno dell'occhio. Quindi potete dire facciamo una magia, mettiamo il collirio, però stai con gli occhietti chiusi, non ti preoccupare, perché spesso invece si tengono i bambini anche in due, si cerca di aprire l'occhio per mettere il collirio, non è necessario. La goccia andrà esattamente all'interno dell'occhio. Potete anche metterne due per essere più sicuri, due goccioline ad occhi chiusi, il bambino aprirà l'occhio e la gocciolina entrerà dentro l'occhio, lo fate alzare leggermente e la gocciolina scivolerà all'interno dell'occhio. Questo è il breve video in cui vi racconto questa piccola tecnica. Spero di esservi stata d'aiuto. Ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio. Ciao mamme!